Buongiorno, un grazie sentito a tutti i partecipanti e un ringraziamento particolare all'associazione per aver scelto Chiavenna come sede del congresso. Noi ci siamo dati il compito di parlarvi del laboratorio della carta che abbiamo realizzato a Chiavenna. Prima di lasciare la parola ad Antonio, che ci farà un'adeguata spiegazione tecnico-descrittiva del laboratorio della carta, io vi vorrei illustrare come è nato il laboratorio. L'idea del progetto nasce da un bando culturale finanziato dalla Regione Lombardia nel 2016, che ci ha consentito di concretizzare uno degli obiettivi del sistema culturale, quello di aprire gli archivi alle scuole, portando alla luce quel legame tra archivio e scuola che potremmo anche tradurre in legame tra documentazione del passato e nuove generazioni. Tra i luoghi della cultura, l'archivio è probabilmente quello meno accogliente, non ha la luminosità delle biblioteche, dei musei, è generalmente uno spazio chiuso, talvolta spesso polveroso, poco luminoso, dove in genere vi accedono gli studiosi ed appare riservato agli addetti ai lavori. Noi volevamo spezzare questo legame dell'archivio come nuovo inizio. Il nostro scopo è stato quello di far entrare i ragazzi delle scuole negli archivi, adeguandoli gli spazi. Per esempio, abbiamo realizzato un grande tavolo di legno adatto alla consultazione dei documenti, mostrando loro che le carte degli archivi sono accessibili, anche se sono fragili e se sono da tutelare, sono accessibili. Che le carte antiche hanno un loro fascino, da studiare. Gli antichi contengono la storia, contengono la storia del passato. Grande entusiasmo, che è l'entusiasmo più antico di vedere la pergamena che presentiamo ai ragazzi in originale. E così questo luogo, anche se con poca luce e un po' di polvere, si è trasformato subito in un ambiente interessante e stimolante. La buona riuscita di quello che possiamo definire un laboratorio storico-archivistico ci ha fatto pensare a come unire la passione per le carte e farlo diventare un laboratorio interattivo. È nato così il laboratorio della carta. Adesso in sintesi cerco di riassumere come è cresciuto il laboratorio. In una giornata di consultazione in archivio abbiamo incontrato Antonio Staccavarocchi, casualmente facevamo una consultazione per alcuni documenti ottocenteschi nell'archivio del comune di Chiavenna. Ed è stato fondamentale perché ci ha dato le giuste indicazioni tecniche sui macchinari che ci ha consentito la realizzazione del laboratorio. È doveroso dire che il progetto è stato fortemente sostenuto dall'amministrazione della comunità montana della Val Chiavenna ed è stato voluto dai responsabili presenti, il dottor Renato Donci, segretario della comunità montana, responsabile del servizio archivistico, e dal dottor Alberto Dolci, responsabile del sistema museale e bibliotecario. Ed è realizzato, chi si fermerà domani lo potrà vedere, alla carrozza all'interno del Parco Botanico del Paradiso. Il laboratorio ha uno scopo didattico, principalmente didattico, ed ospitiamo le scuole primarie e secondarie di primo grado. Partiamo dal presupposto che non c'era nessun tipo di laboratorio di questo tipo nei dintorni. E come ha appena detto il professor Guido Scaramellini, perché realizzarlo a Chiavenna? La scelta non è stata casuale perché la carta è legata alla storia di Chiavenna, perché anticamente, nella seconda metà del Settecento, la carta a Chiavenna si produceva e ne è testimonianza appunto il vincolo della cartara. Ma quali sono gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa realizzazione? Il primo è stato quello di riportare alla luce gli antichi mestieri, in questo caso il mestiere di mastro tartaio, sottolineando ai ragazzi l'importanza del lavoro pratico, del riscoprire la magia delle arti antiche e far scoprire il fascino di saper creare con le proprie mani,
partendo da un altro tipo di materiale, un foglio di carta. Abbiamo voluto il laboratorio credendo nell'importanza del fare, in un apprendimento dei ragazzi, seguendo un po' la scia di correnti pedagogiche come il pragmatismo, come l'attivismo, che partono dalla concezione dei ragazzi come soggetti attivi. Abbiamo creduto appunto nella didattica laboratoriale che consente allo studente di acquisire i saperi nel contesto dell'utilizzo non tanto per avviarli a una professione, quanto per trarre da questo laboratorio quello che ci può dare in educazione alla disciplina e in socialità. Nelle molte lezioni che abbiamo avuto con le scuole prima dell'interruzione a causa del Covid, abbiamo riscontrato grande entusiasmo per le attività pratiche, perché ci siamo incontrati con i ragazzi che sono inattivi digitali, che in verità molto poco lavorano con le mani, molto poco si sporcano con le mani. È stata questa un'occasione. Altro obiettivo è stato quello dell'educazione ambientale, del riuso del materiale, del riciclo dei rifiuti e della riduzione dei rifiuti per una maggiore tutela dell'ambiente. L'educazione allo sviluppo sostenibile, che oggi è un obiettivo strategico fondamentale per il presente e per il futuro, non può che iniziare dai ragazzi delle scuole. E gli stessi ragazzi che prima abbiamo definito nativi digitali, qui li incontriamo e li possiamo definire nativi ambientali, perché loro, rispetto a noi, sono una generazione che nella quotidianità lo trovano già come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente, perché con questa ideologia forse ci sono nati. Nello svolgimento dell'attività, una prima parte, brevissima per non annoiare, è una breve lezione frontale che ripercorre le tappe della storia dei supporti della scrittura. Partiamo dalla pietra, alle tavolette di argilla, al legno, l'osso, fino ad arrivare alla la realizzazione del papiro, il supporto per eccellenza di tipo vegetale, fino ad arrivare alla pergamena. Alla pergamena realizzata con le pelli conciate di pecora, sottolineando l'importanza del fascino della pergamena, che era utilizzata soprattutto come documento legale e per gli atti ufficiali. Tutto questo per supportare anche i programmi scolastici dei ragazzi, che puntano molto sull'importanza delle fonti. Le fonti, che sono le tracce lasciate dall'uomo, l'importanza delle fonti per lo studio della storia. La fonte è proprio questo richiamo implicito allo sgorgare, al venire alla luce. Abbiamo parlato di papiro, di pergamena, e arriviamo alla fabbricazione della carta, con l'impatto forte che porterà nella storia dell'umanità. Io lascerei la parola ad Antonio, non prima di avervi ringraziato per la vostra cortese attenzione, e un doveroso ringraziamento alle mie colleghe che non ci sono, che oggi sono e alle mie colleghe presenti che hanno supportato il laboratorio con me, la dottoressa Lara Meloni e la dottoressa Anna Rodriguez. Giro da questa parte? No, buongiorno, ben ritrovati tutti. Apro con un ringraziamento. Ringrazio Annalisa e i dirigenti della comunità montana per l'attenzione e l'entusiasmo con i quali hanno seguito il progetto della fabbricazione della carta fatta a mano. Questo progetto è stato voluto dal destino. Infatti, è stata una casualità che ci ha fatto incontrare. Nel 2016 stavo chiamando la scrittura di un libro riguardante la storia della piccola pittoresca frazione di Chiavenda, ovvero Pianazzola, che si trova alla vostra destra, riconoscibile dal campanile che è come un faro che è il punto di riferimento. Quindi stavo completando la scrittura di questo libro, dove non mancavano dei dati precisi, perché parlando con le persone del posto, sì, forse, ma, una cosa e l'altra. E allora cosa ho fatto? Ho chiesto un appuntamento all'archivista del servizio archivistico della comunità montana, la dottoressa Annalisa Castagna, la quale, ricercando col computer, riuscita a dare delle precise risposte ai miei quesiti. Tra una ricerca e l'altra si inizia a parlare di carta.
Io parlo della nostra associazione, mentre Annalisa mi illustra il progetto, accennato poco fa, della comunità montana di aprire gli archivi alle scuole. Federica aggiunge, con una punta di orgoglio, di essersi laureata, avendo come docente il professor Montecchi, il nostro presidente, al quale ho strappato la promessa di venire a Chiavenna a aggiustare i pizzoccheri. Oggi la promessa è stata mantenuta. Dopo tanti anni, finalmente abbiamo con noi il professor Giorgio Montecchi, che penso che li abbia già gustati ieri sera. Sì. E poi adesso per parlare non si passa più da Chiavenna, ci sono da fuori. Da quel giorno in avanti, da quel giorno ci siamo così incontrati, proprio il tuo pensiero era quello di pensare al laboratorio della carta, eccetera, ma da quel giorno in avanti è stato un crescendo di iniziative finalizzate alla formazione di un laboratorio didattico per la fabbricazione a mano della carta, utilizzando carta usata. Organizziamo quindi una visita al Museo della Stampa Andrea Schiavi di Lodi, che è un museo nostro associato, che da tempo realizza la carta fatta a mano, per verificare quali sono le attrezzature necessarie, come è strutturato il laboratorio e lo spazio necessario. Individuata la sede al primo piano della carrozza e procurate le attrezzature, viene allestito il laboratorio. Il giorno 10 maggio 2018 accogliamo la prima scolaressa proveniente dall'Istituto Comprensivo di Sondrio, che ci stupisce per l'attenzione e l'entusiasmo degli alunni. La lezione consiste in questo: ad ogni alunno viene chiesto di portare da casa un foglietto di carta, che sotto i loro occhi trituriamo con l'ausilio di studi documenti. Per ragioni di sicurezza non possiamo certamente utilizzare gli attrezzi che usavano una volta, consistenti in faccetti fissati al tavolo, dove veniva la stoffa principalmente, gli stracci venivano utilizzati in questo modo, mentre i bambini non si poteva fare, per cui abbiamo optato su un attrezzo moderno, quindi studi documenti. Il materiale così ottenuto viene spappolato con una piccola olandese costruita appositamente per il laboratorio. Diamo tempi di lavorazione diversi di questa operazione di spappolatura della carta, uno lungo per ottenere una pasta di colore omogeneo e uno più breve per non cancellare completamente eventuali testi o immagini, proprio per evidenziare l'utilizzo della carta riciclata. Adesso non so se si riesce a vedere. Tutti riescono a vedere, però questa è stata un po' un'esagerazione, però proprio per dimostrare che le carte già utilizzate, tipo volantini al supermercato o altre cose, si leggono ancora delle paroline. Poi non li facciamo tutti così perché è troppo grezzo, insomma, però rende l'idea. Ecco. Il tutto viene poi miscelato, la pasta così quindi due componenti, quello che è stato spappolato finemente e quello che è stato spappolato contemporaneamente, vengono miscelati e viene diluito naturalmente questa pasta, viene diluita con acqua e versata nel fumo. Viene miscelata tramite un agitatore per rendere omogenea, perché tende a precipitare poi la pasta, come succede, quindi viene con un agitatore, la rendiamo omogenea e fa testare proprio dei ragazzi stessi. Certe volte dove andare addirittura una mano, perché il telaio, quando c'è l'estrazione, crea un sottovuoto e diventa molto pesante, pone molta resistenza. La prerogativa per ottenere un foglio compatto e uniforme è quella di sollevare in modo planare il setaccio, vincendo la resistenza che lo stesso pone a causa del necessario sottovuoto. Il passaggio successivo è quello della stesura della pasta su un ponte curvato, detto a schiena di muro, interponendola tra due tuoie di feltro bagnato. Il tutto, come se fosse un sandwich, viene pressato sotto una pressa a mano per eliminare l'acqua cedente. Il foglio ancora bagnato viene personalizzato, ponendo i suoi angoli delle foglie di edera, che lasciano la loro impronta, quindi non è una filigrana, è un'altra cosa,
però rimane poi sul foglio finito, rimane questo impronto di queste foglioline di Eder che simboleggiano un po' quello che il nostro prodotto. Poi con l'ausilio di una smaltatrice a tamburo rotante caldo, il foglio viene asciugato e poi spianato con la forza esterna. Anche in questo caso abbiamo inserito nella linea questa smaltatrice riscaldata proprio per asciugare il foglio. Non possiamo pensare, fatto il foglio, lo appendiamo e poi passiamo dopo 15 giorni a ritirarlo, insomma non era pensabile questo. Quindi con la smaltatrice viene spianato e asciugato. Il foglio così ottenuto in formato A4 viene solcato con apposito attrezzo per facilitare il taglio a strappo per dividerlo in quattro, perché poi il foglio A4 lo tagliamo in quattro e viene questo formato che vedete, spero che riuscite a vederlo. L'operazione finale è quella di stampare con una macchina tipografica le iniziali dei nomi degli alunni e la dicitura carta riciclata fatta a mano. Il laboratorio, per quanto riguarda la stampa, si avvale dell'uso di un tocco tipografico Albion del 1848, perfettamente restaurato, donato dai coniugi Daniela Teaca e Angelo Gattaniga, che dovrebbero essere in sala, penso, ci sono. Ecco. E possiamo fare una pausa perché... Perché hanno fatto un grande dono alla comunità, veramente, perché la data parla da sola, parliamo del 1848 e tra l'altro era uno dei primi torti Albion costruiti, in seguito poi è stato copiato un po' da altri costruttori, però i precursori sono stati questi fabbricanti inglesi che si avevano addirittura del marchio della Casa Reale. E per chi domani verrà in laboratorio vedrà proprio su alcuni particolari meccanici molto importanti c'è il timbro proprio della Corona Reale. Viene anche spiegato come viene ai ragazzi come viene la composizione tipografica a caratteri mobili, evidenziando che la stessa è una forma di riciclo. A titolo di esempio, viene chiesto agli alunni quante parole si possono comporre anagrammando e riutilizzando i solo quattro caratteri di Roma: amor, ramo, mora, oma, orma. Quindi questo proprio riutilizzando sempre gli stessi caratteri, quindi una forma di riciclo molto, molto importante che ha permesso poi la stampa a caratteri mobili di svilupparsi, di poter ottenere delle lettere stampe a costo contenuto, quindi con una maggiore distribuzione, quindi non solo con utenti di edit, ma in generale tutti i potenziali lettori. Alla fine il foglio viene spillato in una cartelletta riportante, che è questa, in una cartelletta riportante la data della visita e il nome della classe, è consegnato ad ogni alunno unicamente al libretto che penso abbiate tutti questo che era nella cartellina trasparente. Se qualcuno non l'ha ritirato, ritengo che ce ne sia ancora, per cui o intende magari farne dono alla persona che purtroppo oggi non ha potuto essere presente, ce ne sono disponibili, basta chiedere giù all'accoglienza. Ecco, la cartellina è questa, dove viene evidenziata il nome della classe e il giorno in cui hanno fatto la visita. È impressionante vedere questi ragazzi e queste ragazze come tengono gelosamente questa cartellina, perché ci hanno stampato loro, insomma, gli iniziali del loro nome, perché li facciamo stampare loro. Complessivamente hanno partecipato al laboratorio circa 500 alunni. Purtroppo lo scorso anno 2020, a causa della pandemia, siamo riusciti a fare solo due lezioni, ma tutto è pronto per ripartire alla grande. Il laboratorio ha aperto tutte le scuole della provincia di Sondrio e a chi ne faccia richiesta fini didattici. Chiudo ringraziando tutti coloro che hanno creduto a questo progetto e che hanno collaborato alla sua realizzazione, dandovi appuntamento al più vicino laboratorio nella tornata di domani. Grazie, buona continuazione. Buona continuazione.